Torinooggi.it fa tappa qui nuovamente a Peperò, 69esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, e come si fa a non farsi tentare da loro? Pasticceria Molineris, un grande nome, maestri del gusto, ma maestri soprattutto delle novità, e quella di quest'anno fa davvero battere il cuore. Perché quest'anno abbiamo presentato i prodotti in vaso cottura, sono prodotti da forno cotti nel vaso direttamente e poi messi in sottovuoto. E quest'anno ho presentato solo per Carmagnola il Carmalanga, che ho abbinato le nocciole che della langa con il peperone di Carmagnola, infatti viene chiamato il Carmalanga, e i lamponi. Però se io volessi farmi tutta la collezione, descrivimi gli altri. Abbiamo il tortini, abbiamo 5 gusti. Come ho detto, il Carmalanga, poi abbiamo il Cavour, che è mele e zenzero, poi abbiamo il Morbidone, che è cioccolato e pera, poi abbiamo la Sacher a modo mio, che è fatta una Sacher con la confettura di albicocche all'interno, e poi abbiamo il Sicilia, che ha gli agrumi, e quello lì è particolarità, che è senza glutine. E poi abbiamo fatto la tradizione del babà anche in vaso cottura, che sia il babà al limoncello e il babà al rum. Spieghiamo ai nostri ascoltatori come si conservano. Allora, questi qua vengono conservati a temperatura ambiente, perché hanno un chef life di 6 mesi il tortino e 1 anno il babà, quindi non ha problemi. Una volta aperto si conserva in frigorifero anche 1 settimana, 15 giorni. Il vasetto viene recuperato, se uno vuole farsi le sue cosine a casa lo può fare. Quindi i vasi della pasticceria Molineris non vanno sul balcone in frigo, ci va un frigo grande, però soprattutto ci va un bel viaggio qui a Carmagnola, il regno dei peperoni ma anche il regno delle golosità. Firmate Molineris, continuate a seguirci, torinooggi.it.